Oggi presentiamo il nuovo CT di Optopol Copernicus Revo, presentandone in particolar modo la sua rapidità nell'eseguire esami di retina, disco, segmento anteriore ed esami angio-CT. Lo strumento esegue gli esami in maniera totalmente automatizzata, per cui è sufficiente premere il pulsante Start e seguire l'assistente vocale. Fissare il centro della croce e ammiccare liberamente. Lo strumento cerca la retina e la mette a fuoco, tutto automaticamente. Ammiccare, poi tenere l'occhio aperto. Esegue la scansione. Finito, ora può ammiccare liberamente. Automaticamente passa all'occhio destro e ripete la stessa esecuzione dell'esame. Ricerca il centro Ammiccare, poi foveale tenere l'occhio aperto. ed esegue la scansione. Finito, ora può ammiccare liberamente. Facendo doppio clic su un'immagine si va a vedere il risultato. Anche in modalità angio-CT lo strumento si rileva estremamente veloce nonostante l'enorme mole di dati acquisiti. Quindi si preme sempre il pulsante Start Fissare il centro della croce e ammiccare liberamente. e alla stessa maniera lo strumento esegue l'esame angio-CT. Ammiccare, poi tenere l'occhio aperto. Esegue la scansione. Finito, ora può ammiccare liberamente. E l'esame è già finito e è salvato nel database. Facendo doppio clic sull'immagine è possibile andare ad analizzare il risultato ottenuto con le classiche quattro finestre di visualizzazione dell'esame angiografico. Vediamo ora l'acquisizione di un disco ottico per l'analisi delle fibre nervose. Allo stesso modo si preme il pulsante Start Fissare il centro della croce e ammiccare liberamente. e lo strumento esegue in automatico la misurazione Seguire la mira di fissazione. spostando la mira di fissazione verso il naso del Ammiccare, paziente. poi tenere l'occhio aperto. Esegue la scansione. Finito, ora può ammiccare liberamente. Facendo doppio clic sull'immagine si va ad analizzarne il risultato. Senza alcuna lente supplementare, lo strumento esegue anche una scansione del segmento anteriore per visualizzare la pachimetria centrale, sempre tutto in automatico, quindi si preme il pulsante Start. Fissare il centro della croce e ammiccare liberamente. E lo strumento esegue la scansione dei 4 mm centrali della cornea. Ammiccare, poi tenere l'occhio aperto. Finito, ora può ammiccare liberamente. Andiamo a vedere il risultato facendo doppio clic sull'immagine e vediamo la mappa dell'epitelio e la mappa della pachimetria. Sempre in modalità totalmente automatizzata, nella parte del segmento anteriore lo strumento esegue anche una scansione da 16 mm per visualizzare da angolo ad angolo e valutare l'angolo iridocorneale. Si preme il pulsante Start Fissare il centro della croce e ammiccare e liberamente. lo strumento esegue automaticamente la misura, senza alcun intervento da parte del paziente. Ammiccare, poi tenere l'occhio aperto. Finito, ora può ammiccare liberamente. Facendo doppio clic sull'immagine si va ad analizzare il risultato per visualizzare la condizione degli angoli iridocorneali.